Cari amici della Biblioteca di Goa Culture, benvenuti ad un nostro nuovo appuntamento. Oggi, nel ricordare i 100 anni dell'aeronautica militare che cadono appunto nel 2023, per la collana di 12 volumi a fumetti di Marco Trecalli, presentiamo la Coppa Snyder. Alta velocità. Ringraziamo il colonnello Cervone dell'Ufficio Storico dell'Aeronautica Militare che gentilmente ci fornisce i volumi. E siamo nel periodo storico che va dal 1913 al 1931, orientativamente, all'interno del quale il target dell'aeronautica, dello sviluppo tecnologico, è quello di raggiungere le velocità più elevate possibile, quelle di battere record uno dopo l'altro. E la Coppa Snyder rappresenta un simbolo che aiuta, che incita i costruttori, i piloti, i meccanici a superare quelli che erano i limiti. Allora, della velocità, della tecnologia, anche con delle morti, purtroppo, con tantissimi incidenti. E la storia, lo vedremo leggendo questo bellissimo fumetto, di un gruppo di italiani, meccanici, piloti, persone che lavorano all'interno delle forze armate, che con grande passione si impegnano H24 per far sì che l'Italia riesca a vincere questa coppa. Ricordo gli altri contendenti, gli Stati Uniti, terra e così via. La coppa veniva assegnata a quel paese che riusciva a vincerne tre edizioni consecutive e alla fine andrà all'Inghilterra. Il fumetto parte con il sogno di Icaro, quel sogno di volare sempre più in alto con quelle ali di cera, andando sempre più in alto con il sole, le ali si sciolgono e Icaro muore. C'è un piccolo ragazzo, un bambino, Giovanni, il quale affascinato dall'aviazione, dalla voglia di volare, al papà dice: aiutami a costruire insieme a te un aereo, e sarà uno dei protagonisti delle vicende della Coppa Snyder per quanto riguarda l'Italia. Ritroveremo anche D'Annunzio. Ed è il tempo tra le due guerre mondiali, quando nasce il tango, il jazz, il cinema, le gare automobilistiche, quando c'è la passione per la velocità, ma è soprattutto, e questo accade nel 1923, l'anno della costituzione dell'aeronautica militare. I meccanici, lo vedremo, i piloti lavorano H24 per riuscire ad essere competitivi con gli altri avversari. Ci saranno morti, ci saranno incidenti perché la tecnologia dell'epoca era molto limitata rispetto a quella che è la tecnologia che noi abbiamo oggi. Ricordo che la Coppa Snyder nasce nel 1912 dall'idea di un ricco industriale francese, appunto Snyder, il quale decide di mettere in palio questa coppa a tutti coloro che riusciranno appunto a quel paese a vincere tre volte consecutivamente. Le regole cambieranno nel corso degli anni, il paese che vinceva aveva la possibilità di organizzare nel proprio territorio nazionale l'edizione successiva e il velivolo che era protagonista di questa coppa appunto era l'idrovolante. L'Italia vince nel 1914, nel 1919 e nel 1920, quindi tre edizioni consecutive potrebbe aggiudicarsi la Coppa Snyder, ma in realtà l'edizione del 1919 viene annullata per nebbia. Poi l'Inghilterra vincerà nel 27, nel 29, nel 31, portandosi a casa definitivamente l'ambito trofeo. Il record è quello della velocità. L'Italia mette in campo quelli che sono le sue menti, i suoi meccanici, i suoi piloti migliori. Ricordo Ferrarin, del Ride Roma-Tokyo, Bacula, De Bernardi, quindi tutti quelli che erano i protagonisti di questa grande avventura. Nasce la RAB, quello che è il reparto d'alta velocità a Desenzano sul Garda, su un'idea di Italo Balbo, il quale capisce che è necessario creare anche un reparto, un'istituzione, un gruppo di lavoro e di studio che aiuti a sviluppare appunto i velivoli che siano più veloci possibili per battere il record mondiale, per vincere la Coppa Snyder. Tanti piloti nel corso degli anni, in quel periodo storico che prima ho detto, possono avere l'onore di avere il fregio, quell'aquila con la V rossa, che stava ad indicare che avevano superato il record di velocità di 500 km orari con un ammaraggio almeno di
250 km orari. Abbiamo detto che alla fine sarà l'Inghilterra ad aggiudicarsi questa coppa, ma l'Italia avrà tantissimi record, in particolar modo il 10 ottobre del 1933. Tutte queste cose le vedrete leggendo questo interessantissimo fumetto. Il maresciallo Francesco Augello stabilisce il record a tuttora imbattuto con di velocità massima con 682,403 km orari. Qualche giorno prima, è l'8 ottobre del 1933, quindi dello stesso anno, un giorno dopo l'altro, si susseguono questi record. Ad Ancona il tenente colonnello Guglielmo Cassinelli fa il record dei 100 km, alla media, pensate, di 629,730 km orari. Ed il 21 ottobre, quindi un mese straordinario per quanto riguarda la storia dei record dell'aviazione con l'idrovolante, ma un mese straordinario soprattutto per l'Italia, appunto il 21 ottobre del 1933, il capitano Scapinelli vince la Coppa Berlioz, che consiste nel percorrere un triangolo di 327 km ad una velocità media, e questo è il record, di 619,374 km orari. Quindi, a parte i numeri, a parte la casistica, in quanto tale, l'Italia in quel mese stabilisce e diventa uno dei leader più importanti nel settore dell'aeronautica, dell'idrovolante, di quello che è lo sviluppo dell'ingegneria e della tecnologia. È un'opera questa dei 12 volumi, dei 12 fumetti che ricordano il centenario dell'aeronautica militare, che ormai sta arrivando alla sua conclusione. Stiamo arrivando verso fine anno, alla chiusura di quell'anno così importante che ci ricorda i 100 anni dell'aeronautica militare. È un'opera per gli appassionati, è un'opera per coloro che vogliono conoscere, anche dal punto di vista puramente storiografico, la storia, la grandissima avventura, l'orgoglio nazionale che è la nostra aeronautica militare. Vi suggerisco di non perderli perché sono interessanti, i disegni sono bellissimi e ci aiutano a conoscere tante cose in maniera semplice, ma storiograficamente, tecnicamente, puntuale e corretta di ciò che è accaduto nel nostro paese in 100 anni di storia dell'aeronautica militare italiana. Un'opera importante, un'opera da non perdere. Prima di salutarvi, vi dico che dopo di me, vi farò vedere un piccolissimo, po dura pochi minuti, quindi non andate via, filmato nel quale vedrete dal vivo quella realtà che all'epoca fu un orgoglio nazionale, ma che lo è ancora d'oggi. Ed io vi ringrazio e vi do appuntamento ad un successivo incontro per la Biblioteca di Gua Culture. Grazie e a presto.